Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale per il consueto video dedicato al Dreamfest. Dreamfest che si apre subito con una bella novità, con dei graditi ritorni. Come potete vedere in sottofondo, sono stati reinseriti i tre giocatori degli ultimi due Dreamfest, ovvero Santana, Shunko Show e Snyder, quelli che erano originariamente stati inseriti con la maglietta originale delle loro nazionali, che si pensava non avrebbero dovuto tornare più, e invece la club gli ha semplicemente cambiato la maglietta e ce li ha ributtati dentro. Era stata una cosa un pochettino tra virgolette annunciata, nel senso che già dalla Dream Collection io lì per lì non me ne ero accorto subito, me l'hanno fatto notare su Facebook e su Discord. Già dalla Dream Collection i giocatori con la maglietta della propria nazionale 2018 della Dream Collection, quindi Matsuyama e i due argentini, erano già presenti nella Dream Collection di metà mese. Questo un pochettino aveva lasciato intuire anche la reintroduzione di questi personaggi. Rimane solo da capire adesso se la club abbia deciso questo cambio di rotta solo ed esclusivamente per questo genere di giocatori, ovvero quelli della Dreamfest e della Dream Collection, oppure se piano piano verranno reinseriti anche tutti i samurai. Io sono della prima opinione, cioè credo che ormai questi ci sono e questi ci teniamo. Non credo che vengano reinseriti anche gli altri samurai barra guerrieri del mondo, per supposizione mia e naturalmente libero di sbagliarmi, per il semplice motivo che con quelli del 2017 questa cosa non è stata fatta e non vedo perché farlo con quelli del 2018. Scelta tutto sommato discutibile, perché alcuni sì, alcuni no, a me personalmente non piace, e vabbè, non è il mio caso nello specifico, però penso che chi abbia investito un po' di denaro contante, di cash vero, al tempo per trovare questi giocatori credendo che non sarebbero mai più tornati, oggi magari ci rimane un po' male. Nell'estrazione di oggi questi giocatori hanno un drop rate relativamente basso, è quello standard di tutti i giocatori SSR, però è probabile che nei prossimi mesi possano essere gradualmente reinseriti anche loro in rate up. Il giocatore nuovo di questo Dreamfest è Aoi Verde, e anche qui una bella novità a mio modo di vedere, perché eravamo tutti convinti che seguendo la classica rotazione dei colori del Dreamfest oggi ci toccasse un giocatore azzurro, e invece ci hanno dato questo giocatore verde, questo giocatore di tipo tecnico, Aoi. Gli altri giocatori in rate up sono Natureza e Napoleon. Vabbè, Natureza, dal momento in cui il nuovo giocatore non era azzurro, anche lui era abbastanza scontato, perché è l'unico giocatore di tipo agilità che non era stato reinserito in rate up da giugno ad oggi, quindi era palese che fosse lui. Napoleon se la giocava con Diaz e Bunnak. Mannaggia a me Diaz e Bunnak mi servivano, Napoleon no, perché nel mio caso sarebbe doppione. La K-Lab ha deciso di buttare dentro Napoleon. E va bene, allora, prima di pullare, andiamo subito a vedere com'è questo nuovo Shingo Aoi, e faccio un paio di considerazioni personali su questa scelta della club. Ancora prima però di passare a questo, come da buona consuetudine per ogni Dreamfest che si rispetti, ecco il mitico consueto riepilogo delle Dream Ball gratuite che abbiamo potuto, diciamo così, ottenere qua e là in questo mese di agosto. 93 dalle pubblicità, 31 dalle missioni giornaliere, 20 dal login giornaliere delle missioni settimanali, 5 per il bonus accesso di agosto, 4 per le partite amichevoli con il mondo, 3 per le partite nuove, taccuini, coach, monete, quelle che si inseriscono tutti i giorni, 12 per le nuove partite oltre il limite, quelle con livello molto difficile ma non estremo, altre 12 per le partite dell'evento estivo, 30 per la Challenge Road, naturalmente se l'avete finita tutta e l'avete ricominciata da capo, 14 per le missioni giornaliere di evento di agosto, 18 per le partite Comincia il Sogno, 10 che ci hanno dato proprio stamattina come ricompensa per la Club Game Station, e 42 da questi nuovi assalti. Ora, piccola specifica importante, naturalmente il totale, come vedete, è 314 Dream Ball. È tipo il quarto mese di fila, mi sembra, che la club ci fa superare le 300 Dream Ball gratuite. Naturalmente si tratta di agosto.
non tutti saranno riusciti ad accumulare tutte queste Dream Ball. Io stesso credo che di queste ne avrò accumulate tra le 200 e le 250. Fortunatamente ne avevo avanzata ancora e qualcuna gratuita dal mese scorso. Metto subito le mani avanti, non le utilizzerò comunque tutte in questo Dream Fest. E poi vi spiego perché. Quello che ripeto sempre come un mantra da tanti mesi a questa parte e che ripeto e ripeterò a vita ad ogni video del Dream Fest che faccio. Questo è il riepilogo del Dream Ball gratuito. Come voi ben sapete, io durante i Dream Fest utilizzo solo ed esclusivamente le Dream Ball gratuite, ovvero quelle che si possono accumulare tranquillamente giocando come free to play. Io non sono un free to play, non voglio neanche passare per tale, non utilizzo la classica scusa del ma io ho un canale, ci devo investire sopra. No ragazzi, quello che io investo per il gioco lo investo perché il gioco mi piace e non perché ho il canale. Però come ho più volte ripetuto, le varie Dream Ball che ho shoppato a suo tempo, e per suo tempo ormai parliamo un periodo da gennaio a marzo, le tengo solo ed esclusivamente per gli eventi tipo i Samurai barra Guerriero del Mondo, ovvero quegli eventi che si ripresentano una sola volta all'anno, non perché ritengo che sia più giusto o che sia più sbagliato, ma semplicemente è una scelta mia che mi aiuta a mantenermi nella mentalità che questo è solo un gioco, deve rimanere tale, non si deve sforare nel gioco d'azzardo, non deve diventare una malattia e non deve diventare una dipendenza. Ripeto, questo per mettere le cose in chiaro, perché tutte le volte, ogni mese, sembra quasi che io facendo il riepilogo delle Dream Ball gratuite voglia passare per il finto free to play di turno. No ragazzi, non è mia intenzione, non lo è mai stata, non ci tengo neanche, però mi sembra giusto mettere le cose in chiaro. Ripeto, questa cosa qui ormai la sto ripetendo come un mantra da mesi, mesi e mesi e mesi, lo ripeterò ad ogni video di Dream Fest fino a quando non campo. Spero che il concetto sia chiaro. Tornando al gioco, bene, questo è Shingo Aoi, il nuovo giocatore da Dream Fest inserito oggi, centrocampista offensivo, centrocampista difensivo di tipo tecnico, quindi verde. Come dicevo, prima di esaminare per bene il giocatore faccio una considerazione del tutto personale, è un'opinione mia per quello che può valere. Allora, si è discusso molto su questa cosa dell'aver inserito un giocatore verde piuttosto che un giocatore azzurro e l'aver inserito Aoi piuttosto che un altro qualunque tipo di giocatore. Allora, per come la vedo io, sono molto contento per la scelta del tipo di giocatore e abbastanza scontento dalla scelta del giocatore in sé. Mi spiego bene. Perché sono contento per la scelta del tipo di giocatore? Come ho detto all'inizio, mi piace questa cosa di aver variato un pochettino la rotazione standard che c'è stato fino a questo momento, che di solito erano rossi, azzurri, verdi, rossi, azzurri, verdi, rossi, azzurri, verdi. È stato cambiato un pochettino l'ordine e quindi, per quanto me ne guarda, bene così. Un centrocampista offensivo un pochettino serio alla formazione monoverde serviva, perché fino adesso il più forte che c'era in circolazione era Pierre del Dream Fest, che diciamocelo non era assolutamente un trequartista, quindi bene o male un altro tipo di giocatore un pochettino più adatto a quel ruolo serviva. Questo Shingo lo è, sì, abbastanza, comunque sicuramente più di Pierre, e quindi per questo motivo devo dire di essere abbastanza contento di questa scelta. Non sono contento della scelta proprio del giocatore, di Shingo come giocatore. Perché non sono contento di questa scelta? Perché innanzitutto partiamo da una cosa basilare: di Shingo, di Aoi versione tecnica, questo gioco ce ne ha già tre. Parlo degli SSR nativi, cioè quelli da pool, non quelli baulati degli eventi che si usano per passare le tecniche, quelli neanche li ho contati sinceramente, io conto solo gli SSR nativi e ce ne sono già tre. Uno è quello con la maglietta dell'Inter col dribbling di tipo S, l'altro è quello con la maglietta della nazionale per le qualificazioni asiatiche con il tiro di tipo S, e questo è il terzo. Questo qui praticamente è il terzo che è uscito oggi. Oltre a questi due più uno, tre, non più tardi di un mese barra un mese e mezzo fa è uscita un'altra versione di Shingo, quella Samurai, che era comunque una versione fortissima di questo giocatore. Io ho più volte definito Shingo Samurai come fra i vari Samurai il giocatore di movimento
più forte fra quelli che sono usciti, quindi escludiamo i portieri, teniamo solo i samurai che sono usciti. Secondo me il più forte in assoluto di quelli che erano usciti era appunto Shingo. Non capisco perché buttare fuori subito un'altra versione così forte dello stesso personaggio ad appena un mese e mezzo dopo che è stata buttata fuori un'altra versione già così forte. Non c'è tantissima differenza tra i due, il Shingo Samurai di tipo resistenza in una formazione con 4-5 giapponesi in campo, grazie alla sua passiva diventa forte praticamente come questo Shingo. Oltretutto questo Shingo riesce nell'arduo compito di rendere completamente inutili le altre versioni di se stesso dello stesso colore, quindi le due verdi tecniche che dicevo prima, ma anche allo stesso tempo di non poterle nemmeno sfruttare per potenziarsi. Perché dico questo? Voi sapete che i giocatori di tipo tecnico, se io dovessi schierare Shingo in campo ne posso schierare uno solo. Se dovessi schierarlo sia in una formazione mono verde che in una mono giapponese, tutte le altre sue versioni sarebbero completamente escluse. Gli altri due Shingo sarebbero praticamente da buttare. Qualcuno potrebbe dire: potresti passare le tecniche a questo nuovo del Dream Fest, ma fondamentalmente non se ne farebbe niente. Perché non se ne farebbe niente? E qua adesso andiamo ad analizzare il giocatore in sé. Allora, 18.008 di attacco, 18.006 di difesa, 19.000 tondi di forza fisica. Ha 6.004 di dribbling, 6.003 di passaggio e 6.000 di tiro. A livello offensivo è più o meno equilibrato in tutto. Non eccelle particolarmente in niente, però quel 7.003 di velocità lo rende particolarmente capace nel dribbling e quel 6.006 di maestria lo potenzia un pochettino di più per il passaggio. Quindi questo è, a livello offensivo, un ottimo dribblatore e un più che buon passatore. Ora, lo Shingo con la maglietta dell'Inter di tipo verde ha un dribbling di tipo S, si potrebbe passare a questo? Sì, ma sarebbe una cosa completamente inutile, perché noi sappiamo che Shingo ha un dribbling di tipo B farmabile, che una volta portato al B60 è pari esattamente proprio al centesimo sputato al dribbling di tipo S1 dello Shingo con la maglietta dell'Inter. Quindi non ha senso sprecare lo Shingo con la maglietta dell'Inter per passare a questo Shingo una tecnica che consumerebbe molto più di stamina con la stessa potenza effettiva del dribbling B che gli si potrebbe tranquillamente farmare dal suo evento. Il passaggio, lui ha già un passaggio di tipo A, eventualmente gli si può passare anche l'1-2 quello con Tsubasa oppure l'1-2 quello con Tsubasa e Misaki. Il tiro, lui ha già un tiro di tipo A che non perde potenza dalla distanza e questa è già un'ottima cosa. Non ha senso passargli il tiro di tipo S dello Shingo versione qualificazione asiatiche perché consuma molto più di stamina. Lui comunque non è un buon tiratore, perché 6.000 di tiro e 5.000 di potenza non lo renderanno mai un buon tiratore. Andremo a consumare un sacco di stamina e ci saremmo giocati un giocatore con un tiro comunque più forte per passare una tecnica a lui che o non useremmo mai o la useremmo con un'effettiva utilità sul campo praticamente nulla. E questo è il motivo per il quale dicevo che lui riesce a rendere come si dice superflui le altre versioni di se stesso, ma allo stesso tempo non ci guadagna niente se le si sfrutta per potenziarlo. Passiamo dalla parte difensiva. Come centrocampista difensivo rende veramente forse ancora meglio che come centrocampista offensivo, perché ha un 7.000 di contrasto, non a caso lui ha una tecnica S di contrasto che poi andremo a vedere, ha un 6.002 di intercetto che con quel 6.000 di maestria e l'intercetto X che stiamo farmando adesso può rendere veramente veramente bene. Non è naturalmente abile nel blocco, non deve esserlo, un centrocampista difensivo, non un difensore, però grazie al nuovo raid inserito proprio questa settimana possiamo anche portargli una tecnica di blocco al B60. La cosa buona di Shingo è questa, è forse oggi come oggi in assoluto il giocatore di questo gioco
più costruibile in assoluto, cioè lui ha praticamente almeno una tecnica di tipo A, B o S per ognuna veramente delle sue abilità, dribbling, tiro, passaggio, 1-2, contrasto, blocco, intercetto, lui ha tutto. Lo potrete costruire come volete in base a dove volete metterlo in campo e questo è molto buono. Molto buono anche la palla bassa, voi vedete palla bassa molto buono, vuol dire che se voi utilizzate un tiro a palla bassa le sue statistiche per quel tiro aumentano rispetto a quello che voi effettivamente non vedete, e se non erro dai vari Shingo SR c'è sia una rovesciata palla alta che una rovesciata palla bassa che gli si può passare. Se lo volete mettere sulla tre quarti, ve lo dico subito, secondo me non rende bene come trequartista centrale. Per me lui è un ottimo, è veramente un eccellente trequartista esterno, quindi per quelli che giocano con i tre trequartisti o con i due trequartisti larghi, le due ali praticamente, ecco, lui è ottimo in quel ruolo. Non ce lo vedo particolarmente bene come trequartista centrale, anche se la sua passiva killer di stamina lo rende particolarmente capace a far stancare gli avversari che lo affrontano, portieri compresi, ed è per quello che io non suggerisco di passargli il tiro S dall'altro scivolo, ma piuttosto di potenziargli questa rovesciata incessante. La rovesciata incessante non perde potenza dalla distanza, quindi se il vostro obiettivo è far stancare il portiere avversario, fargli consumare quanta più stamina possibile, piuttosto tenetegli la rovesciata incessante, il suo tiro A, e farmatelo quanto più possibile. Non segnerete, ve lo dico subito, perché ripeto, lui non ha un gran tiro, sarà molto difficile segnare, specialmente se incontrerete Wakabayashi Samurai, che è anche rosso, è di tipo resistenza, quindi è più forte con i giocatori di tipo tecnico. Nel caso di Wakabayashi Samurai sarà anche più difficile forse farlo stampare, perché mettendo anche che voi gli tirate un tiro a 50, basta che lui ha una parata a 50, è vero che consuma il 15% in più di stamina, ma consuma il 15% in più di stamina con una parata di tipo A, quindi comunque è una cosa relativa. Potrebbe andare molto bene se si incontra il Muller guerriero del mondo, il Muller con la nazionale tedesca 2018, quello azzurro, con lui potremmo andare molto bene. Passaggio del prestigiatore è la sua nuova tecnica di passaggio, pressing della palla di fuoco è il suo contrasto, l'animazione l'avete vista nell'intro del video, è bellissimo. Per gli amanti di Dragon Ball sarà venuto in mente, come è venuto in mente a me, porca miseria, Shingo ha imparato il Kaioken, perché di fatto è quello che succede in quell'animazione. Abilità di squadra molto molto standard, ormai è quella standard per tutti i giocatori del Dream Fest, tutti i parametri per i giocatori di tipo tecnico, indipendentemente dalla nazionalità, più 10%. Ora, questa era la descrizione, la considerazione generale su Shingo. Non sto a farvi rivedere Naturese e Napoleon. Napoleon ce l'abbiamo da aprile, Naturese addirittura ce l'abbiamo da dicembre, direi che ormai bene o male li conosciamo tutti. Andiamo direttamente a pullare, premettendo che, come dicevo prima, non pullerò tantissimo questo Dream Fest, in primis perché era agosto, non ho accumulato un macello di dribbling, in secondo luogo perché di questi tre giocatori in rate up, l'unico che non ho appunto è Shingo. Ma non mi strappo i capelli che non se non lo trovo, perché è un giocatore che nella mia formazione monoverde sì, mi andrebbe a migliorare determinate cose, ma non è che stravolgerebbe il mio modo di giocare assolutamente per nulla. Quindi ripeto, è un giocatore che se lo dovessi trovare bene, ma non andrei sinceramente a svenarmi di Dream Ball se non lo trovo. Soprattutto considerando il fatto che a questo punto nel prossimo Dream Fest ci sarà sicuramente un giocatore nuovo di tipo azzurro che mi serve di più, perché la mia formazione monoazzurra è al momento la più debole, quindi è quella che necessita di più di essere rinforzata, e ci sarà sicuramente uno fra Bunak e Diaz, perché sono gli unici due giocatori rossi di tipo resistenza che non sono ancora andati in rate up e che mi servono ben più di Napoleon. Quindi abbiate pazienza, ma questo mese Barde farà ancora un po' la formichina. Mannaggia me ad averlo saputo, pullavo nella Dream Collection di Gito, perché quello sì che mi serviva. Ad ogni modo, andiamo a pullare. Dunque, prima di procedere con l'estrazione saluto Ale Carpi e ne approfitto per chiedergli scusa, perché avrei dovuto salutarlo tipo
due video fa me l'ero pure segnato, ma se mi dimentico di guardare quello che mi segno, campo a cavallo. Ad ogni modo, ciao Ale, scusami se ti saluto così in ritardo, dai, meglio tardi che mai. Estrazione numero 1. Le luci vanno bene, i volumi di sottofondo vanno bene, la tipa va bene, è ok, un SSR c'è. Io spero solo nel non doppione, veramente, poi per il resto non ho pretese, spero solo nel non doppione. Ok, va bene, non è doppione. Frederick di tipo resistenza, io c'ho Levin, Brolin, adesso so Frederick... E dovrei anche avere Larson di tipo resistenza. Riesco a mettere in campo tutti e quattro gli svedesi nella formazione di tipo resistenza. Ok, è una cosa che potrei sfruttare nelle prossime amichevoli online. Ripeto, per questo Dreamfest principalmente mi concentrerò su non doppioni. Farò 4/5 stazioni. Questa è la prima, non è doppione, quindi direi che per il momento va bene. Seconda estrazione, niente luci, quindi direi che la posso skippare alla stragrande, io proprio skippone, ma già così non tocco, porcaccia la miseria. Non poteva uscire Roberto adesso che... Terza estrazione, ancora schifo, perfetto, ma... Nani? Quarta estrazione, però non è stato un disastro. Non mi piacciono le cose verdi. Però le tipe vanno bene. E potevi darmene un'altra, dai! Boh. Ah, vediamo un po'. Pronti via la prima, no? Ancora quella là. Matsuyama rosso. Che cos'ha di buono sto tipo? Ah già, non l'ho visto. Quinta ed ultima estrazione. Uno schifo. Bene ragazzi, questi erano i miei pool, come avete visto questo mese un discreto schifo, senza girarci troppo attorno, ma d'altra parte mi era già andato molto bene il mese scorso, quindi si sa, ormai questo gioco funziona così, ci si fa l'abitudine, ci si fa il callo. Nel momento in cui pollavo, la club ha buttato fuori questa nuova notifica sugli eventi del mese di settembre. Bonus accesso se non gli eventi, bonus accesso mese di settembre, gli eventi sono un'altra cosa. Andiamo a vederli praticamente in anteprima, perché li sto vedendo, li ho aperti adesso per la prima volta. 25esimo giorno ricevete un ticket per l'estrazione SSR. E va bene, allora, primo giorno quindi Roberto, secondo giorno 28.300 monete. Questi numeri così particolari della club io ancora sinceramente non li ho capiti. Terzo giorno una dribble, poi addestramento in attacco, taccuino Roberto, esercizi di tecnica. Ticket per giocatore SR, taccuino di Roberto... Agilità, 28.300 monete ancora, un'altra dribble, quindi sono due. Addestramento di difesa, quindi Roberto, esercenza, ticket SR superiore, quindi due ticket, e poi tutto uguale per la tecnica. Terza dribble al 17esimo giorno, forza fisica, resistenza, agilità, ticket giocatore SR, resistenza, monete dribble, quindi siamo quattro dribble. Ticket giocatore SSR, parata esito da 5 dribble e ok, ticket giocatore SSR, cioè praticamente in un mese ci danno 5 dribble, 5 ticket per i giocatori SR o superiore, un giocatore SS, cioè un ticket per un giocatore SSR e vari esercizi e addestramenti vari. Ok, va bene, buono a saperlo. Il nuovo del Challenge Ball, questo chi se ne frega, perché fondamentalmente sono quelli
a pagamento, pacchetti stazione, mega pack SSL, Dream Value Pack, non so cosa sia, ma sarà ancora uno di quelli a pago. Va bene ragazzi, questo era quanto. Spero di essere stato quanto più esaustivo possibile nella descrizione del giocatore, che era quello che fondamentalmente mi interessava in questo Dream Fest. Mi dispiace perché non ho pullato fondamentalmente poco niente. Oddio, in realtà Matsuyama, adesso che l'ho visto, mi serve anche discretamente tanto, quindi non è andata malissimissimissimissimissimo. Ragazzi, spero che a voi sia andata comunque meglio. So che come tutti i video del Dream Fest la bacheca qua sotto verrà inondata di messaggi con: ho speso 5 Dream Ball e ho trovato un pianeta, ho speso 500 Dream Ball e ho trovato una fogna. Perché è sempre così. Se siete fra quelli che hanno trovato un pianeta, complimenti ragazzi, in bocca al lupo per le vostre prossime partite. Se siete tra quelli che avete trovato una fogna, ragazzi, tenete duro, perché l'avete visto anche da me, questo gioco è così: un mese dà, un mese toglie. Tende più a togliere che a dare, però quando dà solitamente dà in abbondanza. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, spero di non essermi dilungato troppo. Pace belli, alla prossima.